Ciao, io sono Lisa e sono una terapista occupazionale. Oggi vedremo insieme due metodi per allacciarci le scarpe con due mani. Non ti serviranno tante cose, ti basteranno le due mani e una scarpa. Per prima cosa mettiamo le scarpe, perché per imparare a fare il laccio è importante avere le scarpe addosso. Quindi prendiamo le scarpe con due mani e le mettiamo. Per prima cosa, una mano prende un laccio e l'altra mano prende un altro laccio. Poi incrociamo. Il laccio bianco passa sotto due volte al laccio rosa, così sarà più stabile il nodo. Tiriamo forte forte con due mani. Poi prendiamo il laccio bianco e facciamo un'orecchietta. E una mano lo deve tenere forte forte. Con l'altra mano prendiamo il laccio rosa. E facciamo un giro tutto intorno al laccio bianco. La mano deve tenere adesso anche il laccio rosa. Poi passerà sotto nell'anello che si è formato e lo prendiamo con l'altra mano. Con una mano poi prendiamo l'orecchio rosa e l'orecchio bianco e tiriamo forte, forte, forte. Adesso vedremo un altro modo per allacciarci le scarpe. Questo secondo metodo inizia come il precedente, quindi prendiamo i due lacci, li incrociamo e il laccio bianco passa sotto due volte al laccio rosa e tiriamo forte, 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 forte con due mani. Poi prendiamo il laccio bianco e lo infiliamo dentro il buchetto. Lo infiliamo bene, 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 non si deve proprio muovere, sempre aiutandoci con tutte e due le mani. Poi prendiamo il laccio rosa e facciamo la stessa cosa. Infiliamo dentro il buchetto, una mano infila e una mano tira. Possiamo tirarli anche un pochettino. Poi prendiamo le due orecchiette che si sono formate, le incrociamo e facciamo passare un'orecchietta dentro il buchetto e tiriamo forte forte. Poi facciamo la stessa cosa un'altra volta, incrociamo e passiamo dentro e tiriamo fortissimo. Il fiocco che hai appena imparato non ti servirà solamente per allacciarti le scarpe, ma anche per tante altre attività della vita quotidiana. Vediamone alcune. Allacciare i cuscini delle sedie. Allacciare il grembiule da cucina. Legare i capelli alle bambole. Allacciare l'accappatoio. Fare il fiocco di un pacchetto regalo. Legarsi i pantaloni della tuta o dei pantaloncini.